chiamano Taling. Su una cosa possiamo essere sicuri, che in questa Serie A i giocatori dell'Inter possono gridare, prendere il pallone, andare all'altro, fare quello che vogliono e non verranno mai ammoniti. Io sono Mr. Danta, questa è la Dewan TV e iscrivetevi al canale. Altra cosa importante, andate sui miei canali social, che tutto quello che facciamo è creato da noi. Abbiamo lanciato una sfida, quello di arrivare a 1000 iscritti nel fine anno. È difficile? Sì. Impossibile? No. Però possiamo sempre migliorare. Prima o poi sono sicuro che faremo la grande svolta di questo canale, perché questo è un canale libero. Attenzione, la Roma niente, si mangia il gol del 2-0, ancora sta giocando la Roma. Roma-Napoli, manca meno di un minuto, mi stavo dicendo. Prima o poi questo canale farà una svolta. E andiamo ad analizzare le partite più importanti di oggi. Abbiamo Atalanta, signori miei, Atalanta-Bologna è stata una signora partita. Abbiamo visto un Gasperini perdere completamente la testa. Uomo ha chiamato, non ho capito se ha chiamato il quarto uomo o l'altro uomo di merda. È successo davvero di tutto. Però è una partita, signori miei. Ma questo Bologna qui ha davvero fatto 120 minuti contro l'Inter? Perché un Bologna in queste condizioni, signori miei, Thiago Motta sta facendo un capolavoro. Il sogno Champions del Bologna continua. Poi non so se può andare avanti. Non so se tu a un certo punto puoi decidere l'obiettivo Coppa Italia o Champions. Non lo so. Però quello che so che il Bologna, attenzione, niente, si mangia ancora una volta il 2-0, qualche minuto lungo. Quello che so che il Bologna sta facendo un capolavoro. Vince grazie a un gol di Ferguson contro l'Atalanta, 60% di possesso palla contro il 40%, tiri 9-12, tiri in porta 1-2, più concentrato, più nella partita il Bologna, anche vero che dall'altra parte il portiere del Bologna ha fatto un autentico miracolo, se non mi sbaglio, su un giocatore dell'Atalanta. È stata una partita davvero bella, poi ancora una volta, attenzione, il Sharawi sbaglia il 2-0, stanno scherzando troppo la Roma, al pallone del cappone lo mette, ma attenzione cosa succede, uomo a terra, la Roma, ancora una volta, l'Atalanta, non mi ero confuso che stavo vedendo, l'ultima immagine di Roma-Napoli. Il problema dell'Atalanta qual è? L'Atalanta è che ancora una volta non riesco a capire chi è il portiere dell'Atalanta. Non riesco a capire perché una volta è Silvestri, un'altra volta è Carnesecchi. Basta che si mette d'accordo, deve decidere chi deve essere il portiere titolare, perché così non si può andare avanti, perché una volta mette uno, una volta mette un altro e alla fine della fiera nessuno dei due riesce a fare una prestazione come si deve. Comunque complimenti al Bologna, vince 1-0 ed è quarto in campionato. E andiamo nella Marotta League, scusate la battuta, però in questa partita poi loro dicono il culo di Allegri, gli interisti dicono il culo di Allegri, ma voi l'avete visto il colpo di testa di Bisek? Se voi mi dite che il colpo di testa di Bisek era verso la porta, che voleva fare gol, non lo so, lui si è girato di testa, l'ha preso, parliamoci chiaro, l'Inter avrebbe vinto lo stesso, diciamoci la cosa, dobbiamo essere onesti, l'Inter avrebbe vinto lo stesso questa partita, perché per me, anzi, era strano come mai al 43esimo erano ancora 0-0. Però se tu in una stessa partita dai calcio di punizione come quello che hai dato all'Inter, che poi Cianoglu fa il gol dell'1-0, come non fai a non dare il calcio di rigore per tocco di mano di Carlos Augusto? Mi devi spiegare come fai a non dare quel calcio di rigore? Perché a quel punto non capisco io, o cambiamo le regole in gioco, o le regole sono... dipende il giocatore? E stiamo parlando che l'Inter avrebbe vinto lo stesso. L'Inter questa partita l'avrebbe vinto lo stesso, perché è nettamente più forte del Lecce. Il Lecce che ha giocato, ha avuto anche la possibilità di fare l'1-1, non l'ha sfruttata. Poi Banda
fa una, però ormai secondo me la partita è chiusa, mancava davvero 9 minuti, manda a quel paese l'arbitro. L'unica cosa che quello che io non riesco a capire, come mai con l'Inter, contro chi gioca contro l'Inter, gli arbitri sono tutti permalosi, appena mandano a quel paese vengono cacciati, i giocatori dell'Inter possono prendere il pallone, lanciarlo, battono per terra, l'arbitro dire dammi il pallone e la torre non te lo dà, la torre non glielo dà e dice di no. E la cosa più strana e più forse sono io che non riesco a capire, non vengono mammoniti, non vengono mammoniti. Ma torniamo a dire che l'Inter avrebbe vinto, se no qualcuno dice l'Inter, non mi sto piangendo, l'Inter con il Lecce avrebbe vinto lo stesso perché è nettamente più forte, ha avuto più occasioni gol, poteva vincere anche prima del gol di Bisek, prima del secondo gol di Barella, che fra questo grandissima giocata di Arnautovic che di tacco manda in porta, poco si può dire che il gol ha fatto il giocatore austriaco, di tacco manda in porta a Barella, anche vero che si è mangiato due gol impensabili da mangiare. Vediamo un po' di statistica di questa partita e abbiamo possesso palla 68-32, tiri 20-11, tiri in porta 8-5, che vi avevo detto l'Inter avrebbe vinto, l'avrebbe meritato di vincere lo stesso anche senza quelli che molti io vorrei una battuta chiamarla Marotta League, però da una battuta alla realtà il percorso è breve. Invece il super match di stasera 2-0 e segna Lukaku, questo momento qua la chiude Lukaku, 2-0, ma il Napoli in 9 alla fine la decide Lukaku ancora una volta. Pellegrini e Lukaku chiudono il discorso Napoli, il Roma-Napoli. Il Napoli è crisi, signori miei, senza che ci nascondiamo. Il Napoli è davvero, davvero in crisi, ma l'errore è nella cosa iniziale. L'errore è stato quando tu hai deciso Garcia, poi se ne esce con le dichiarazioni, tanto per non uscirne, De Laurentiis. Però signori miei, tu sei andato a prendere Garcia, ora con tutto il rispetto, hai preso Mazzarri, in questo momento Mazzarri ha più sconfitte che gol, rendetevi conto voi, Mazzarri in questo momento ha più sconfitte che gol, un 2-0 che a questo punto rischia seriamente tanto, anche se oggi il Napoli è contento perché ha rinnovato il contratto di Osimhen andrà a guadagnare quasi 10 milioni, con una clausola rescissoria da 130 milioni, il problema è quello, se il Napoli non arriva in Champions, cosa succede? Perché in questo momento il rischio serio che il Napoli non si qualifica alla Champions. Dall'altra parte una Roma compatta, una Roma che è riuscita ad approfittare della superiorità numerica, è finita in questo momento Roma 2, Napoli 0, è riuscito ad approfittare della superiorità numerica dopo la sciocchezza fatta da Politano, perché sì che Zelischi ti fa un fallo di ripartenza, un fallo tattico, ma tu non devi avere quella, è anche che è stata una reazione leggera, un calcetto, perché un calcetto è una reazione leggera, anche quello. Però signori miei, non lo devi fare. Tu con quell'azione, con quel gesto di Politano, mandi completamente a fanculo, mi spiace dirlo, manda completamente a fanculo la partita del Napoli, perché poi la Roma prende il sopravvento, soprattutto capisce il momento. Mourinho toglie tutti gli ammoniti, Zelischi, Paredes e Belotti, mette al Sceragua, Azmoun e Pellegrini, toglie Christensen, anche ammoniti, mentre Zelischi e proprio i nuovi due entrati, El Sceragua e Pellegrini, signori miei, fanno i gol del 1-0, che su quell'azione è anche strano perché El Sceragua aveva ciccato il pallone, doveva tenere in porta, aveva ciccato il pallone, va a Pellegrini e fa il gol del 2-1, dell'1-0, poi è stato un dominio assoluto della Roma, la Roma è andata più volte vicino al 2-0 e lì è stato bravo Meret sull'azione su Lukaku per fermarla, però un'altra ennesima sciocchezza, però non neanche sciocchezza,
Perché io queste due gialle oggi da Osimhen sono due gialli, sono due gialli di un giocatore che vuole aiutare la squadra, perché sono due falli, due gialli di un giocatore che è andato a recuperare pallone, e in tutte e due occasioni Osimhen non è un difensore, non può andare a recuperare, l'attaccante fa fallo. El Shaarawy si è buttato, per me sì, sul secondo fallo El Shaarawy si è buttato. Poca costa niente, però è secondo giallo e a casa nel finale indica lancia Lukaku e Lukaku fa il 2-0. Signori miei, vince la Roma 2-0 e il Napoli sprofonda davvero in una crisi nera. Vediamo un attimo la classifica. La classifica dice Inter prima 44 punti, Juve seconda 40, Milan a 33, poi c'è Bologna a 31, Fiorentina a 30, Roma a 28, Napoli a 27, Atalanta a 26, Lazio a 24, Torino a 24, Monza a 21, Lecce a 21 e le ultime della classe sono Salernitana a 9, Empoli a 12 e Cagliari a 12. Signori miei, io vi auguro ancora una volta un buon Natale. Domani dovrebbero uscire solamente due video, post partita della Juve e parte dello sport, e ancora una volta vi auguro un felice Natale. Ciao!